sono artigianali, cioè cioè sei nato così. Tu zitto. Quindi... Ma segna, fa lampadella e lei dice fa al forno. No, fa da così. No, no, fatela al forno, no. Datemi retta. Che? Si è ammucciato. Bella ragazzi, oggi siamo... Ah, io c'ho il microfono qua e parlo qua. Bella ragazzi, oggi siamo al mercato di Sacche e Vanzetti, giusto? Di Sacche e Vanzetti, angolo Grotta di Gregna. Angolo Grotta di Gregna, uno dei mercati più belli di Roma. Sono molto affezionato perché mia madre e mio padre mi portavano qua da piccolo. Perché lavorano qua dietro, quindi mi portavano qua. Oggi sono con Nicolò che lavora qua, c'è il banco di carne qua. L'artigiano della carne, box 23. E mo ci fa fare un giretto per il mercato. Quindi andiamo a vedere che c'è stata da fare. Andiamo. Ecco nonna. Nonna, è qua. Caru. Ho incontrato pure mia nonna. Nonna, che dici oggi? Sto facendo la spesa. Ma stai qua al banco del pesce, sì, stai aspettando. Sì, sì, sto aspettando. Che te pido, cozze? No, no, vediamo, non lo so. Sto decidendo. Dopo cuciniamo insieme però. Sì. Poi qua ho visto tanti banchi di frutta e verdura, questo vero? Questo è un bel banco di frutta e questo verdura. Questo è un bel banco. Molto bello. In realtà tutti quelli che ho visto sono molto belli. Sì, sono molto forniti. Di frutta e verdura c'è molta scelta. Ma quanti anni c'ha sto mercato qua? Questo mercato è del 91. Ah, non è vecchissimo quindi? No, non è vecchissimo, ma non è anche giovane. È un mercato comunque... C'ha la sua... Signora, eccoci! Quasi nato... è sviluppato così perché sono sempre gli stessi proprietari. Ci ha portato, ecco, c'è una signora che ci ha fermato prima. Signora, eccomi. Dove sta? Buongiorno. Buongiorno Roberto, come stai? Come stai? Tu quanti anni è che stai qua? Pure dal 91? Io pure, sì. Magari mi hanno riempito un pensione domani, ci vado subito. Vabbè, sei giovane, cioè 32. Tanti, gamba. Vabbè, 32, qual è la tua quasi il doppio. Qual è la tua specialità? Un sacco di agrumi, arancia, mandarini, limoni. Sai, io ho una passione per i limoni. Passione c'è te? Di questo, ormai basta, sono nato, sto basta. Stanco, sì. Vabbè, comunque sono dei bei limoni, belli. I limoni mi piacciono pure a me, comunque. Pure a me mi piacciono i limoni. Le donne? Donne, non ti piace più niente, però. Te lo dico in diretta, te lo dico così. Ah, facciamo finta che no, non mi piacciono le donne. Ciao, mele cotogne. Incrociate con qualche cosa. Quindi qual è la particolarità? Vabbè, so pere, loro lo chiamano mele cotogne. Ma qual è la particolarità delle mele cotogne? La mela cotogna, qual è la particolarità? Solo per marmellata quella. Questa, viene così non si può mangiare. Così non si può mangiare. Dopo viene questa, voi la cotognata. Dopo viene questa, voi la cotognata. La cuociono con lo zucchero e poi viene la cotognata. Solo per marmellata quella. Così cruda non si può mangiare, capito? Ma al banco tuo, che così torna a lavorare, che il padre sta da solo. Eccoci. Eccoci qua. Dice che c'era uno brutto che non possiamo riprendere con la telecamera. Buongiorno. Buongiorno, come va? Che beh, si dice? È tutto a posto, chi c'è qua? Un mi ha detto subito, oh, fammi tornare subito perché devo aiutare mio padre. Guarda che sciscia che scemo, spettacolo. Qual è la cosa che vendete di più? È più tutto, bistecche queste, specialmente queste danesi, belle queste, eh? Osso buchi, polli, preparati. Pure preparati. La trippa. La trippa, la passione mia, la trippa. Ah, io mi ricordo, mio padre mi veniva più a scuola e mi portava a mangiare la pagliata a 8 anni. Mi ha educato bene, mi ha educato bene. E poi il pollo, grasso giallo. Grasso giallo, poi perché? C'è anche la qualità bianca. Spiegacelo perché grasso sono giallo? Sono tutte e due allevati a terra, c'è la qualità del pollo che è gialla, che è leggermente più saporita, mentre quella bianca è quella normale. E poi c'è il ruspante, che è un'altra... Il ruspante è top. Eh sì, è il migliore. A parer mio è il migliore. Però c'è anche chi mangia pollo bianco, comunque sempre senza antibiotici, allevato a terra. Vabbè. Bello, bello pure questo, si vede, però il pollo grasso giallo è un'altra sì, cosa. Sì. E poi mi dite le bistecche quelle là danesi? Nata in Finlandia e allevata in Danimarca. Fanno un viaggetto. Quelle sì, no, viaggetto va bene perché pascono bene, gli anni pascoli belli tardi. E tra l'altro io e lui siamo conosciuti in discoteca, eravamo ubriachi. Infatti non mi ricordavo. Lei prima mi ha detto, sta a mangiare. Cristiana, che te va a mangiare? Cristiano! Allora, qua vedo due varietà di kiwi. Sì. Questo è un po' più grosso e questo è un po' più piccolo. Qual è la differenza? Allora, questo qui è il kiwi gold, si chiama. Kiwi gold. È quello giallo. Sì, quello giallo. Questo invece è kiwi verde. Normale. Normale. Ma ce lo puoi far vedere uno aperto di questi qua? Vediamo. È più dolce questo? È molto dolce, è pochissimi semi. Ovviamente costa un po' di più questo qua. Sì, se diciamo questa è una misura media, noi abbiamo messo tutto a 3. Però se fosse grande vale pure intorno ai 8 infatti, euro. Infatti, sì. Posso assaggiare? Sì, però un attimo sarebbe da arrivare. Sarebbe da sbucciare. Lo magnuto che abbuccia. No. Non si può fare. Nonna, stai a pensare alla ricetta o no?
Allora facciamo la frittata, zucchine, cipolle, patate. Però le zucchine sono fuori stagione. È uguale, la romanesca è buona, dai. Le nonne non conoscono stagioni. No, 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 e poi solo due zucchine romanesche. Due sole per una frittata. Assaggiamo il kiwi giallo. Buonissimo. Wow. Sai, è pure un po' salato. C'è una punta salata. E io sento una punta salatina. È la parte del potassio. Buonissimo. Eccezionale. E poi mi ha detto c'è un cocomero tardivo che adesso sì. Ce lo fa vedere tuo figlio. Sì. Dove sta tuo figlio? Sparito? Sì, ragazzini spariscono sempre. Ecco qua il figlio. Che i figli tra noi. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Qui ci abbiamo. Presentiamo un'anguria tardiva. È una prova fatta per portare l'anguria fino a Natale in conservazione. Quindi questa in conservazione, sì. Quindi quando seminata cresce. Tardi e raccolta il mese scorso. Ah, quindi raccolta a sì. Novembre praticamente. E ancora mantiene il colore e il sapore. Bella. Sono due qualità, una a buccia striata okay. E una buccia nera, perla nera. E scusa, io voglio capire una cosa, c'ha pochissimi semi dentro. Questa è senza semi. È senza semi. Esatto. Questa invece ce n'ha un pochetto. Quindi questa si può mangiare a Natale. E ringraziamo l'amico Zamperlino. Grazie Zamperlino. Chi è Zamperlino? È il contadino. Il coltivatore. Ah, quindi queste dove cascono? Vicino a Roma? A Roma, sì. Roma sì. Proprio? Sì, sì. Viterbo? Roma Sud. A Roma Sud? Sì. Ma sono Pomezia. De Pomezia. Quanti anni c'ha? Quanti anni c'hai? 78. Ammazza, ti porta bene. Ti porta bene. Così lo fammo vedere. Ciao! Non ti mangi oggi! Sai che te lo mangiare? Te fammi da mangiare a me, fatta la spesa! Colpo. Guarda, stiamo a fare una bella ripresa, saluto! Oddio, ciao! Mi segui dove? Su? Su TikTok! Oh. Il polpo! Ciao! Eccoci! Allora, facci vedere come si puliscono le puntate! Che te mangi oggi? Che te lo mangia? Allora, prima, poi queste carine ci si mettono. Tu ci metti queste carine? Quelle là un po' più a punta. Queste più a punta, quelle tenerine. Ok, quindi poi che si fa? Fili, no? Io ancora vorrei incontrare chi si è inventato le puntarelle a Roma. Perché chi si è inventato? Perché le odio. Le venne? Cioè, aspetta. No, però sono buone. A me mi piace cavarle, non mi piace mangiarle. No. Non ti piacciono da mangiare? Io ci vado matto proprio. Purtroppo mia nonna ne sa fa. Come ne sa? Bugiardo! Cazzo, è bugiardo! Guarda, no, penso che nonna sia più romana di me. Io non sono romana eppure mi sono imparata a farle. Allora, se c'hanno un pezzetto nero si leva. E poi fai così. Ma quindi a mano le stai a fare? Io non ho... Però c'è pure l'arnese là per c'ho fare. Pure l'arnese. Però a mano sono un'altra cosa. Certo. Io a mano non sono capace. Un po' più di tempo a mano. Ci vuole un po' più di tempo. Però so più buona fatta a mano perché non c'hanno quella violenza che gli dai quando le metti dentro a quel fregnetto. Vabbè, in effetti. Dicevo di nonna, che vuol dire fregnetto? Allora, fregnetto a Roma vuol dire quell'affaretto dove ci si infila la puntarella da una parte e da sì, un'altra. Vabbè, però fregnetto si può usare per un sacco di cose. Quello è il fregnetto. Io lo chiamo capo puntarella, qua lo chiamano fregnetto. Fregnetto. Questo qui, se no, me lo dai, però, me lo fregnetto in generale vuol dire un arnesino, una cosetta, una cosetta. Allora spiego io. Il fregnetto in questo caso il fregnetto è questo. Allora, praticamente, a parte l'avete visto anche nell'altro video, è un pezzetto di legno, un quadratino bucato al centro, quindi c'è un cerchio, e poi ci sono delle linee di fil di ferro orizzontali e altre verticali, perché quando metti la puntarella dentro, fammi vedere una, passa. Passa e mentre passa fischi, vedi? Ecco qua, te la puoi mettere intera o così ancora meglio, perfetto. Perfetto. Questo famo fa. E si compra su internet, giusto? No, io ho un signore che me le fa, è artigiano. La signora si tratta bene, io metto su internet. Nonna, scusami, devi comprare la cipolla e fa la frittata? Sì, allora. Quale prendiamo? Quella già ratana, là. Nonna, che cipolle vuoi? Questi rossi buoni. Quanti? Due? Uno basta. Viene mezzo già che ci stai. Ma no, uno va bene, uno. Poi servono due zucchine romanesche. Quale vuoi? Due zucchine romanesche. E poi servono le patate. Che patate prendi? Ho
Viterbo o Leonessa? Viterbo. Viterbo. Nonna dice Viterbo. Viterbo. Viterbo è più buono. Spiega, ma come bisogna scegliere queste patate? Allora, le patate, vedi, queste sono un po' più chiare, queste sono un po' più scure. Quelle di Viterbo sono più buone, queste con la coccia scura. Perché? Non lo so, sono più saporite e più buone. Mi piacciono di più. Questa è esperienza. Esperienza. Quindi così? Così, scurette, quelle di Viterbo. Poi queste vanno pulite bene perché sono piene di terra. Adesso posso pagare? Sì, adesso puoi pagare, nonna paga sempre. Ci mancano solo le uova bianche, ecco là. Allora, perché sono più buone le uova bianche? Più buone. Ah, comunque c'è anche mia madre, ancora non si è presentata. Ma ciao. Hai fatto finta. No, sto qua. Perché sono più buone le uova bianche? Non so più buone le uova bianche. Però sono più? Sono più? Sono più colorate, il rosso è più rosso. È vero, è vero. Allora, le uova bianche sono, hanno il tuorlo più rosso perché sono, gli danno il mais, e sono fatte apposta per fare la pasta fresca, il dolce e la carbonara. Tutto quello che ci serve per essere felici praticamente, ci serve nient'altro. Guarda, poi dico no, abbiamo tre pacchetti d'ova. Nonna, bastano tre pacchetti d'ova? E adesso vi faccio vedere il banco più vecchio di questo mercato, che è questo qua. Adesso non mi andate a disturbarli perché è il più vecchio, ma mi sa che è pure quello che lavora di più. E qua ho visto che vendono tanti legumi secchi, frutta secca. Guarda che bello, è proprio uno di un banco antico, si vede. Qua c'è tutte le olive. Sono artigianali, cioè sei nato così. Sei nato così, non te le sei messe, dico. No, sono rama di... Si sono cresciute, si sono, come dire, ramificate, no? Questa è della nascita. Questo è un ottimo trucco per vendere, attiri proprio l'attenzione. Scherzate. Sono innamorato a tutti. Sono una calamita, attiro, capito? Giusto? Qua, infatti ci stanno solo uomini. C'è uno più giovane di un altro, guarda. Manca una donna. Siamo a Villa Arzilla, capito? C'entra anziani. E qua? I panini. Buongiorno. Buongiorno. Oggi lei si mangia un bel panino? No, non mangio niente. Non si mangia niente? No, per i primi piatti per portare a casa. Oggi mangi si mangia cannelloni. Cannelloni? Cannelloni. Ma posso venire pure io a mangiare cannellone? Oggi, donna Paola. Stavamo facendo un giro dei banchi, li stavamo facendo vedere. Qua fate panini praticamente. Sì, panini, pasta, carbonara, tutto. Ah, la cucinate pure la pasta là dietro? Sì. E i cannelloni per signore? Sì. Ca carne o ricotta e spinaci? Con la carne. Ca carne, più buono. Là davanti che c'hai, scusa? Allora, salsicce. Queste sono cotolette di pollo panate con le verdure. Cotolette. Faccio anche il pesce perché mio padre era un grande pesciarolo di Napoli. Sì, faccio anche il pesce. Ma scusa, quella là dietro che è pagliata? È pagliata, sì. Quelle sono le cotiche. Oh mamma mia, qua si mangia bene ragazzi. Molto, sì, pure fettuccine fatte a mano. Pure, facciamo. Tutto da sola tu? Gnocchi, no, c'ho una persona che tra un po' arriva perché... Allora, ora di pranzo, giustamente. È talmente stellato che arriva tardi. Buongiorno. Qua che famo, pane? Nonna, hai preso la pizza? Sì, ho preso tutto. Ha già preso. Ha preso la pizza. Ma non lo sapeva che... Ma non ha preso il primo sale pugliese, signora. Nonna, il primo sale pugliese. Qual è? Faccio un attimo vedere il primo sale pugliese. Qual è? Faccio vedere. È il microfono. È il microfono. Signora. Un primo sale con la rucola, non lo vuole? No. È arrivato adesso tanto. Domani vialo però. Domani dai. Domani te la porto io. Dobbiamo andare a cucinare. Vabbè, ciao. Quello che c'era sempre a cucinare il balcone. Ciao. Mi nonna c'ha l'iPhone più bello del mio? Vabbè, lei è ricca, io no. Buongiorno. Possiamo andare a cucinare? Sì. Cucini te, io mangio. Cuciniamo insieme, vabbè, dai. Andiamo, va. Allora, eccoci qua, dove stiamo cucinando? In mezzo alla strada. Benissimo. No, non in mezzo alla strada, dove lavoro io? Dove lavora mia nonna, mi rendete conto? Lui mi è venuto a trovare, mi ha detto: nonna, che cosa mi prepari? Dico: oggi facciamo una bella frittata. Siamo anche fortunati oggi. Sì. Siamo fortunati, ma tanto è così, quando io faccio i video o c'è stata un'ambulanza o abbaia un cane. In questo caso stiamo a farlo. I ponteggi, quello è un ponteggio. Stiamo facendo i ponteggi. Va bene, iniziamo a fare la frittata di patate, cipolla e zucchine. Sì. Vai, perfetto. Da che si parte? Allora, partiamo dalla cipolla, che abbiamo la cipolla. Questa è una cipolla di Tropea. Sì, buona. Ok, quindi si leva la, sì, la buccia. Ah no, guarda. Però comincia a sporcare che poi. Vabbè. E poi?
Poi capiamo la patata. Capiamo la patata, ricordiamoci, per essere buona la patata deve... Deve essere di Viterbo, quindi pasta gialla, e la coccia deve essere scura quando compri la patata di Viterbo. La vedi? Bella scuretta. Coccia scura. Coccia scura per la patata. La patata è bella soda, la vedo. La patata è bella, bella soda. Infatti sì, questa sì. Non la vedo una patata adatta per fare gnocchi, perché è molto, molto umida. Sì. Non ti piace il pelo patata a te? No. No. Per la patata non lo uso io. Come tua figlia non usa il tagliere, è uguale. Ci sono delle cose utili. Tagliere non però... si usa. Per la patata non si usa. Non si usa, né tagliere né per la patata. Né per la patata. Dopo una mezz'oretta. Abbiamo fatto. Ma sì, la devi fare per 10 persone, sta affettata da rovinata. Ma fatta l'affari tua. A casa c'è il portarli un pochetto meglio. Laviamo la patata in acqua. La laviamo. Ok. Lava pure la zucchina. Lasciare viva. Laviamo tutto, pure la cipolla. Ok, certo. Mettiamo anzi a bagno così laviamo tutto. La laviamo tutto. Vai, zucchina romanesca, abbiamo detto. È un po' fuori stagione, però. Sì, però è l'unica un pochetto adatta adesso per fare la frittata. Per fare la frittata. Vai, ok. Mo, cipolla? Allora, faccio a metà e pure a metà poi? Sì, però non la fa tanto fine. No, è grossolana, tagliata grossolana, così? Un po' più grossa. Così? Sì, dai. Pensa, io l'avrei fatta fina, fina, fina. No, 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 è la frittata poi. Perché se brucia, se no. Non ci rimane niente. Non ci rimane niente, quindi si deve sentire la cipolla, quindi la facciamo grossa. Sì, vai. Via. Mettiamo dentro, dentro, sì, dentro. Accendo? Ci mettiamo un pochino di acqua, sì. Come un pochino di acqua? Eh sì, c'è l'acqua un po' nella cipolla. E per fare la frittata, dai. Quante ne sai? Ma queste cose le ha insegnate qualcuno o le hai capite nel tempo? L'ho capite nel tempo, è l'esperienza, sempre... dai, l'esperienza da nonna. Tagliate, nonna. No, io taglierei così. Va, ah, ok, nonna direttamente da dentro, vai. Zucchine. Quindi stiamo praticamente cuocendo quasi bollite. Ci devo mettere l'olio. Ah, pure l'olio, l'olio lo mettiamo alla fine, dai. Quella divide la metà. Adesso? Falla a fette. Metà ancora? Metà ancora la fai a fette. A fette. Fini? No, tanto così? Fine, grossette. Così? Come la cipolla, grossetta. Grossetta. Questo è il nuovo tipo di taglio. Come vuoi tagliare grossetto? Grossetto, dai. Come fregnetto, guarda. È come fregnetto. Ok, vai. Metti dentro. Ok. Adesso ci mettiamo l'olio. Ecco nonno. Oggi facciamo frittata di zucchine. Oggi facciamo frittata di zucchine, cipolla e pomodoro. Zucchine, cipolla e patate. E patate. Buono? La frittata che fa sempre nonna Mimmi. Ma assaggiamo. Il piatto preferito di nonno, dillo, qual è? La? Cosa dire? La fettina tuo. Panata. La fettina panata. Nonno, fettina con panata. Con tanto limone, vero? Perché no? Adesso perché vado a prendere un cucchiaio. No, te sei bravo a cucinare. Io? Ma vattene. Comunque ragazzi, dovete ricordarvi di commentare, seguirmi, mettere mi piace, attivare la campanella, così quando pubblico un video nuovo lo sapete pure voi. Ok, quanto deve cuocere sta robetta qua? Quando senti che... Che? Si è ammucciato. Vabbè, ok, quando sta iniziando a cuocersi? Quando è cotto, è cotto. Ok, quando è cotto, è cotto. Quando è cotto, quando è crudo, cotto. È crudo. Sì, ma sì, deve bollire un pochetto, Ru. Senti il codorino, buono? Veramente, l'odore già è buono. Io non ci avrei mai messo l'acqua. No, se no si bruciano, okay. Non si cuociono. Dai. Vabbè, nel frattempo pure... che famo? Una bruschetta, andavamo qualcosa non che famo. Non lo so. C'hai fame? Sì. Devi aspettare. Beh. Allora, ora penso che sono fatte. Fai se è moscio al punto giusto. Mi sembra abbastanza moscio, Senti un po' te. Perfetto. Allora, perfetto. Guardate, fai a vedere. È venuta quasi una cremetta alla fine, no? Però come hai detto tu, abbiamo lasciato le patate grosse, la cipolla grossa e le zucchine grosse, così è vero che si sono cotte ma non si sono sfaldate, sono certo, rimaste... se no veniva una pappetta. La pappetta non ci piace, quindi adesso? Adesso facciamo così, questo lo togliamo dal fuoco. Lo mettiamo qua e bruciamo il tagliere. Bruciamo il tagliere. Qui mettiamo un pochino di olio, metti l'olio. Aglio no? No, no. Prezzemolo? No, no, limone? No, 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 niente, no. niente, solo olio. Basta che già c'è l'olio lì. I fiori spezzettati li mettiamo in mezzo. Questi fiori non li aveva levati, abbiamo deciso di metterli dentro, no? Li spezziamo, facciamo a pezzettini. Li spezziamo, spezzano però.
se non la spezzati. Vai. Ecco qui, mischiamo. Adesso comincio a rompere uova che mischiamo. Sei rompi. Tu che insieme a mamma usa la forchetta per tutto. Dai, dai, dai. Uova. Ma usa il cucchiaio. Quante? Ne facciamo 5 perché la padella non è tanto. 1, 2, 3, 4 e 5. Allora. Adesso sale. Pepe ci andrebbe, non ce l'hai, io una mamma senza pepe, pepe non, non l'ho trovato. E nonne da amici miei ce l'hanno sempre. Io ce l'ho, a casa ce n'ho tanto, qui sto al lavoro, c'è una piccola cucina e qualche volta qualcosa finisce. Vado? Sì, dai, metti giù. Oh. Adesso sì. Allora, noi abbiamo usato le uova dal guscio bianco perché sono più gialle, vedi come viene bella gialla? Bella gialla. Adesso, adesso tu come fai? Perché io abbasserei un po' il fuoco e coprirei. Io pure. Ok. Allora, abbassiamo il fuoco basso basso. Perché? Perché che succede quando mettiamo il fuoco basso? La frittata ha il tempo di cuocersi, quindi si cuoce sopra e sotto. Si cuoce sopra e sotto, è pure più facile da girare. Nonna, mo abbiamo un coperchio, qua abbassiamo. Perché se facciamo il fuoco alto si cuoce subito sotto, ma poi rimane cruda sopra. Rubè! Eh? Non ce l'ho il coperchio grosso. Prova un po' con questo. Prima mi invita a cucinare, poi non c'ha il pepe, non c'ha il coperchio. Ma no, io sto piccolo al lavoro, comunque il coperchio ce l'ho. Eccoti il coperchio. Non è proprio un coperchio. Vabbè, dai, va bene. Mettiamoceli tutte e due, dai. Tutte e due. Copriamo due bei pezzi d'alluminio. Comunque lo capisco che... Perché tu sta frittata di solito la fai? Ah, io di solito questa frittata, ragazzi, datemi retta, questa frittata si fa al forno. Ma da me che vuoi? Tu zitto, qui ci vanno 100 anni, al forno ci vuole un attimo. E allora perché io la sono fatta? Perché qui c'è, tu hai portato il fornelletto. Ah, se no io la facevo al forno. Allora io ho la teglia come questa cosa, senza il manico, metto l'olio, metto il composto, la faccio alzare un pochino il bollo sul fuoco e poi lo metto al forno. Comunque sei inventato i termini di cucina. 20 minuti in forno senza girare, la frittata è fatta ed è speciale. È non c'è puzza di uovo, si fa in 2 minuti e non bisogna girarla. Vabbè, è passabile, sì, è buono, abbastanza buono. Che cosa abbastanza buona? La frittata, abbastanza. No. Quella fatta al forno da me non l'hai mai assaggiata? No, l'ho assaggiata, è abbastanza buona. Perché abbastanza? No. Abbastanza a me non me lo dici. È come le puntarelle, le fai sempre un po' scondite con poco aglio. Bugiardo, bugiardo. Poco aglio, no. Sei un gran bugiardo. Mo me ne vado, eh. Scherzo, mia nonna è una delle migliori cuoche d'Italia. D'Italia, direi adesso forse d'Italia, del mondo. Prima del mondo. Del mondo. Addirittura. Senti? Sento, già uno sì, devi sì, dire. Sì, sì, dai. E poi questa viene un po' bruciacchiata è pure meglio. Eh sì. Giusto. Questa è buona. Però ripeto, la fai al forno, non c'è problema. Fatela al forno, ragazzi. Mi stiamo insegnando a fare la lampadella e lei dice fama al forno. No, fatela così. No, no, fatela al forno, datemi retta. Che questo non capisce niente. È lì il problema. Senti, fammi vedere, te lascio a te, me ne vado perché mi devo sapere. No, no, devi girare la frittata perché io... Ragazzi, io non garantisco. Questo la voglio girare così. Io non lo so. Dici no, io farei. Io farei col coperchio. Oddio, oddio, oddio. Aspetta, dove metto? Dove metto? Olè! È pronta, è bellissima, pronta, è pronta. Bella sbruciacchiata come piace a noi. Allora, dall'altro lato di meno. Di che meno, la facciamo certo. Stare aperta così per un paio di minuti perché deve rimanere morbida comunque. Qua invece è bella bruciacchiata, spettacolare così. Che sta facciamo così? Ah sì? Sì sì. Vabbè, cioè. Meglio. E poi ci tostiamo una bella fettina di pane. Dove la tosti? Qua. Di sopra? Questa la appoggiamo un attimo qua. Però ripeto, se la fate al forno non la dovete girare. Non rischiate che la frittata vi cade per terra. Ma siete goccio, eh. No, io sto dicendo la verità. Sei di goccio. Come. Quindi aspetta, stessa ricetta al forno? Identica? Identica, solo al forno. Quanto? 20 minuti, eh? 20 minuti a 200 gradi. Bene. Prima fai scaldare l'olio nella teglietta, metti il composto. Metti il parmigiano. No, il parmigiano no. Metti il composto. La fai, gli fai alzare il bollo sul fuoco. Basilico, però l'ho affumicato. No. E poi in forni 20 minuti. Guarda che bella, tia.
E qua adesso ci scaldiamo al volo un po' di pane, perché questa va mangiata dentro al pane. Ma ci rimetti l'olio, Ru? È un cucino. Basta. Ma lei non lo sta a dire perché io mi ingrasso con l'olio, lo sta a dire perché è un po' che spreco l'olio. E questo costa, eh? Uè. Allora, il pane è pronto? Sì. Quello bruscato. Mm-hmm. Facciamo così, a quadratino? Vai. Così. Questa è un'ottima ricetta, direi. Ma come l'hai accoppiato? L'hai accoppiato male. Non lo faccio più. Dai, ma bisogna accoppiare. Allora, scusa. Ma tu assaggia, assaggiamo insieme. Allora. 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 Dividiamo ancora a metà. Sì, va bene. Dai, vai. Va bene. Vai. Sentiamo, va. Com'è Ru? Però al forno. Fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta.